è un negozio di liquori, ma soprattutto oli alla spina. Io non comprerei mai, nemmeno sotto costrizione, qualcosa in questo negozio, perché va da sé che tutti gli oli sono aperti e sono là da chissà quanto tempo. Stessa cosa per i liquori, però il problema non si pone perché non ne bevo. Questo si sporca fuori, questo si sporca dentro. €16. La nostra panetteria di oggi. Schlaumeier gigante. Thank you.
qua. Cosa che te vedo a vedere? Musica. Che non è qui. La musica è una perfetta. Non è uno spazio sperato. O è per buongiorno e rieccomi arrivata a casa, e questo è un outfit of the day per supportare i segmentini di video che avete visto fino a questo momento. Outfit of the day che avevo provato a fare già stamattina, ma era troppo buio, composto da jeans e stivalozzi. Avrei voluto mettere gli anfibi neri, ma non ce li avevo a portata di mano. Poi c'è una maglietta di H&M a collo alto, un collo che mi è molto antipatico perché non sta mai al posto suo, quindi tento di mascherarlo sempre con un foulard. E sì, l'ho detto che è di H&M questa maglietta, per il resto è una maglietta simpatica, calda, sa stare al posto suo. E poi sopra ci ho messo un gilettone che in tedesco si chiama Pullunder, che è tipicamente maschile. E poi c'è anche questo foulard. Questo è un foulard acquistato per pochi euro, mi sembra di ricordare 5, da Strauss, un piccolo grande magazzino, nel senso che è un grande magazzino ma piccino piccino nel cuore della città. Accessori, ci sono tutti accessori riesumati recentemente, ci sono questi anelli. Poi ci sono questi altri anelli, questo con la farfalla, e c'è questo braccialetto. Niente orecchini e basta. E questo è l'outfit of the day. Ora un momento, mi siedo e faccio la faccia del giorno, se qui non tramonta il sole. Un attimo.
E salve, e questo è quello che rimane della faccia del giorno. Dico questo è quello che rimane perché stamattina ovviamente era meglio. Adesso sono passate tantissime ore, ho parlato un sacco, però tutto questo è quello che ho applicato questa mattina, non è stato ritoccato assolutamente niente. Dunque, una cosa ho capito in queste ultime settimane: se io la mattina, prima di fare qualunque cosa, metto sulle ciglia il siero coffeinico, come dico io e come dice un mio amico, il coffee serum della Alverde, probabilmente mi si rinforzano le ciglia durante il giorno, ma soprattutto questo mi funziona da primer per le ciglia in una maniera veramente veramente ottima. Quindi la prima cosa che ho fatto stamattina è stata mettere quell'affarino, poi piegare le ciglia e poi sono partita con la consiglieria. Il primo concealer è stato questo, il concealer rosa gessoso, che oggi non vi faccio vedere perché davvero ve l'ho fatto vedere tante volte. Il secondo concealer è stato questo, il 5 in 1, che però non ho usato come concealer, ormai l'avete capito. Questo è quel concealer talmente tanto riflettente, e oggi ho notato negli specchi di tutti i negozi in cui sono andata è anche brillantinoso, maledizione, e siccome questa mattina ho osato e un pochino l'ho messo qui anche, qui adesso io ho tutti i brillantini, chiaramente non si vede, però con le luci artificiali si vede molto. Questo in realtà solitamente lo metto come base su tutta la palpebra perché fa una luminosità graziosa, leggermente riflettente, che sopra la palpebra è carina, sotto la palpebra non si può guardare. Poi il coso, lo sticketto bronzer della situazione è questo, è uno sticketto edizione limitata dell'Alverde in edizione in onore dell'Oktoberfest, si chiama numero 20 Hüttenzauber. E il suo colore è questo, così. Sto facendo questo video, questa parte di video, veramente solo perché ho fatto i segmentini in giro per la città, per le due città, e non ho nessuna voglia di farli andare sprecati, altrimenti io avevo già registrato la faccia del giorno e l'outfit del giorno questa mattina, solo che è venuto tutto troppo buio. Il blush cremoso invece è questo, un blush spirale dell'Alverde che non esiste più da tanto tempo e che mi piace sempre tanto. L'Alverde da anni non fa più cose buone come questa, e questo è il suo colore ed è veramente carino, carino, carino. A trucco ultimato, naturalmente, ho fissato il tutto qui sotto le palpebre, anche un po' al centro della palpebra, con il solito Ossi Perk Me Up applicato con il P82 di Sigma. Questo lo devo dire sempre perché l'Ossi Perk Me Up c'è sempre, è stabile. E come sempre adesso cominciamo il balletto dei pennelli che vanno a finire direttamente dentro la bustina. E poi la cipria, la Seidenpuder Super Fine di Krimalux, come sempre con questo mini kabuki, e come sempre l'ho prima appoggiata e poi l'ho spiaccicata roteando, e poi se c'era qualche eccesso l'ho finalmente spolverato via. Finalmente è una traduzione molto pedestre dal tedesco, alla fine volevo dire. E poi ho fissato il tutto a trucco ultimato con la Prep and Prime di MAC, stavo per dire MARC per qualche strano motivo, si sta facendo notte e devo correre. E poi ho messo anche un blush in cialda che è questo, un blush dell'Alterra che si chiama Peachy numero 8, e l'ho messo con questo bel pennello della Elf che non tornava da un sacco di tempo, e beh, oggi è tornato. Ho fatto semplicemente un pochino così, ma anche qui sopra le palpebre ho colorato un pochino dappertutto con questo veramente bello e funzionale pennello, bello pennello. E il colore di Peachy è carino perché è un colore rosa, ma è un rosa leggerissimamente aranciato, o comunque leggermente caldo, così, e questo dà molta luce, molta luminosità alla faccia e serve molto, è molto utile per le persone vecchie come me. Poi c'è Lilac, questo ombretto di Anne-Marie Berlin di cui io sono assolutamente innamorata, questo ombretto nella sua confezione modello 2001 Odissea nello spazio, e l'ho applicato con questo pennello che io, come sempre, lo dico sempre, credo di aver comprato sul sito olandese di Moon Minerals, ma chissà, forse non è vero. L'ho messo su tutta la palpebra, mobile e immobile, l'ho spiaccicato veramente dappertutto, anche sotto. Questo è un colore stupendo perché non è veramente lilac, è un bianco tendente al lilac, ma è un bianco molto
è assai poco appariscente, trasparente, ma questo ne fa, ecco, così, un ottimo anzi colore per tutta la palpebra, è veramente veramente bello. Pennello vai nella bustina, va bene. E poi cominciamo con i colori da occhi. Praticamente l'unico colore da occhi è stato questo, il Carnaby Street di Neve Makeup, di Trucco Minerale, di Neve Cosmetics. Addio, devo stare attenta perché mi cade dappertutto. Questo è un viola, ma un viola con delle iridescenze. Un viola, un bordeaux con delle iridescenze un po' rosa, un po' cangianti, è molto molto carino e soprattutto il suo pregio maggiore è quello di essere estremamente modulabile. Ora qui lo vedete in un'applicazione leggera e pedestre e appare come colore caldo, è veramente molto carino, è un colore, è qui sul dito, è veramente molto molto carino. L'ho messo con questo pennello che è il Sigma E25, sì, e l'ho messo a mo' di V, molto molto sfumato, e poi ho sfumato bene il tutto e poi ho sfumato addirittura i bordi con questo pennello, il pennello di Sephora che è il numero 13 se non erro, vero? Sì, il Rounded Crease di Sephora. Oddio, si sta facendo nottissimo. E praticamente questo è stato tutto il mio colore da occhi. Poi qua e là al centro della palpebra e anche qui sotto le sopracciglia ho ripassato con il lilac di Anne-Marie Berlind. E ci sono anche delle matite, c'è una matita grigio-verde dell'Alterra che si chiama Deep Petrol, sì, Deep Petrol, e è una matita che mi è sempre piaciuta, ha dei brillantini al suo interno a malapena percettibili, che ogni tanto, ah ecco, forse sono i brillantini che mi sono caduti qui intorno, chissà, non lo saprò mai. E poi c'è la matita che si chiama Aubergine dell'Alverde, tutte e due sono sovrapposte all'attaccatura delle ciglia, come al solito, solo dal centro e poi verso l'esterno, sia sopra sia sotto. Ho sfumato le due matite con questo pennello della Everyday Minerals, che mi piace veramente molto per sfumare le matite, è veramente l'uso che prediligo. Come applicatore da ombretto, questo secondo me non serve a niente, ma veramente a niente. All'interno della palpebra ho messo di questa doppia matita dell'Alverde questa specie di dorato, a malapena percettibile, veramente si vede a malapena, però comunque c'è ancora e questo è il suo colore. Vabbè, era notte stamattina, è notte di nuovo, ma. E poi oggi non si vede la pasta gialla alla Santé, però teoricamente dovrebbe essere qui, ma l'ho messa poca poca perché non volevo disturbare gli altri colori. Poi ho messo due mascara, come al solito c'è l'Aubergine normale dell'Alverde e poi c'è l'Aubergine Deluxe, sempre dell'Alverde. Siccome si chiamano Aubergine tutte e due, questi mascara sono due color melanzana, questo da più sul viola, più spiccatamente sul viola, questo è veramente melanzana. Sì, stavo pensando, bisognerebbe intendersi su cosa si intende, no? Bisognerebbe capirsi, ognuno ha una propria percezione del color melanzana. E poi ci sono vari stadi di color melanzana, melanzana quando non è ancora matura, la melanzana quando è diventata scura scura, ma la base per labbra è comunque Dr. Bronner's al Pfefferminz, come si dice in tedesco, alla menta, piperita. E Piperita Patty, questo non mi piace, l'ho detto tante volte, ma comunque adesso ce l'ho, lo uso. Ho delineato tutto il contorno delle labbra con la Soft Mocha dell'Alverde, sempre più piccola, e poi ho riempito tutto il contorno delle labbra con questa matita pastello di Neve Makeup che si chiama Fucsia Fenicottero, se non erro. Vorrei tanto leggere che c'è scritto qui sopra, ma non posso perché qui sono completamente al buio. Questa matita, già che mi ci trovavo, e già che è molto molto carina, l'ho messa anche un pochino qui sotto al centro esatto dell'occhio, all'attaccatura delle ciglia, giusto così per ravvivare. Questo è un colore che mi piace moltissimo, è un colore audace, ma è un colore che io nella vita ho sempre portato, ho sempre avuto una matita rosa per pastrocchiare in giro per tutta la faccia. Evidenzia i rossori sulla faccia? Non me ne è mai importato assolutamente niente. Fa sembrare gli occhi come se avessi appena pianto, ma non me ne è mai importato assolutissimo
effettivamente niente di niente. Chi mi conosce sa benissimo, Valentina ha sempre portato un trucco o rosso o rosa shocking su tutta la faccia, dovunque, dovunque c'era uno spazietto per mettere del rosa shocking o del rosso, Valentina ce l'ha messo. Rosso sempre rosso ruggine e rosa sempre solo rosa shocking. Rosa, insomma, rosa, rosa. Rosa, questo rosa. E ho riempito tutte le labbra con questo per illuminare il rossetto che c'è dopo, che è esattamente il colore del pulunder. Il pulunder in tedesco significa gilet. E questo è il Berry Crush di come si chiama? Di Lili Lolo, o come dicono certe persone tedesche, Lili und Lolo. Non ho capito da dove esce, da dove esca quella und. E poi come lucida labbra finale c'è questo. Questo è un lucida labbra della Alter, era uscito con una collezione limitata e si chiama numero 2 Sunny Swirl. Non è niente di che questo lucida labbra, però regge bene, è carino, basta ricordarsi, è mettibile su tutti i colori praticamente. Qui lo vedete rosa, sì, ciao, caduta la bustina con i pennelli, qui lo vedete rosa, in realtà è abbastanza trasparente, nel senso non modifica più di tanto i colori, solo fa un po' fatica a rientrare l'applicatore, perché sapete l'Alter costa poco, i contenitori spesso sono leggermente difettosi, ma dipende, alcuni sì, alcuni no. Questo mi piace perché regge sufficientemente bene, infatti tutto il trucco del labbro è ancora qui da stamattina, cioè è un traguardo pazzesco, un traguardo fantastico per quanto mi riguarda. Dunque ora sono le 4 di pomeriggio, quasi, non ancora, però è praticamente notte, qui siamo al buio. Quindi io che devo fare? Vi saluto. Avete visto nei segmentini di video che ero da H&M? E sì, alla fine da H&M ho acquistato qualcosa, ho acquistato quella specie di casacchina corta, molto trasparente, fiorata e quadrettata, e poi anche questa specie di maglioncione largo, nero, che ho identico già in Bordeaux. Ero stata a lungo indecisa se acquistarlo oppure no, poi alla fine ho deciso di sì, perché io mi conosco, io me le metto queste cose, me le metto, cioè se uno mi lascia solo con i maglioncioni, io mi metto solo i maglioncioni e sono capace di farli sembrare ogni giorno diversi. Se invece uno mi dà diversità di vestiario, c'è la possibilità che io mi blocchi, ma adesso mi devo bloccare perché devo tossire. Del resto è buio. Insomma, vorrei riposarmi un attimo, sono tornata a casa adesso. Ciao!